Buonasera, bentornati e benvenuti a questa nuova puntata di Fuorigioco. Come al solito sarà ricca, ricca, ricca di emozioni. Tra l'altro, oggi abbiamo il piacere di vedere qui con noi la meravigliosa Federica vestita color lenticchia. Ricordiamo a tutti gli amici a casa che questo color lenticchia nasce da questa nuova trasmissione che la nostra meravigliosa Federica ha iniziato a lanciare da giovedì scorso. Che super pubblicità, grazie Franco. Assolutamente, perché cucinare in salute è la cosa più importante, giusto? Direi proprio di sì. Molto bene. Mi fa molto piacere che te l'abbia nominato. Tra l'altro, per giocare a calcio bisogna mangiare bene, no? Direi proprio di sì. Quindi è un argomento che si abbina perfettamente. Si lega sicuramente. Alla grande. Io direi di presentare il nostro carissimo Federico Formisano, qui con noi anche oggi. Buonasera Federico. Buonasera. Io devo dirti una cosa, Fede. Sì. Sai che io sono un calciofilo, che guardo calcio sempre. Lo sappiamo. Beh, ho guardato anch'io la trasmissione sulla cucina, devo dire che mi è piaciuta moltissimo. Mi fa piacere, mi fa molto molto piacere. Proprio, anche sì, perché sì. Questo lancio è stato un po' così imminente, quindi... Ti dico solo che sono 3 giorni che mangio lenticchie. Va bene, sarai sicuramente in salute. Detto questo, andiamo a presentare gli ospiti di oggi. Sì, allora oggi abbiamo il piacere di avere qua 2 cari amici della società Sovizzo. Abbiamo i 2 vicepresidenti per la cronaca, che sono Simone Trivella. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto Simone. E il grande Mirko Scarso. Benvenuto Mirko. Buonasera, buonasera a tutti. Che vogliamo dire, oltre a essere il vicepresidente insieme a Simone, è anche un po' la bandiera, il punto... Sì, diciamo che sono uno dei più... Sei la storia. La storia, esatto, del Sovizzo. E questo ti deve fare onore, ti deve rendere omaggio. Io ho avuto il piacere, Federica, di essere dagli amici del Sovizzo, perché ho un caro amico che fa parte, salutiamolo, Cristian Albarello, proprio grande Cristian, la settimana scorsa. E intanto capito di là, perché hanno un bellissimo bar che funziona. Allora così vedo sempre che Mirko è molto... amato e apprezzato da tutti, i grandi piccini, e questa è una bella certo, cosa. Certo, no? Sì, veramente, anche se sono un po' burbero a volte, però fa parte del mio carattere. Fa parte del tuo carattere. Ma hai detto che lui è storia, perché hanno una storia lunghissima, se non sbaglio questa società ha più di 55 anni quest'anno, giusto? 1967 è l'anno di fondazione della squadra, sì. Quindi è una società che ha un passato importante. Tra l'altro, se non erro, Federica è un'attenta come agli annali, ricordava che avete fatto 2 anni in promozione, giusto? 2 anni in promozione e da 12 anni. 12 anni in prima categoria. Prima categoria. E vorrei dire anche da 12 anni in prima categoria, con sempre comunque classifiche molto importanti, avete sempre giocato per posti al vertice, insomma. Abbiamo sempre cercato di giocarsi posti al vertice. Quindi quello che volevo dirvi è, pensate di restare sempre in alto e soprattutto avete l'obiettivo di fare di nuovo il salto di categoria? Allora, il salto di categoria, se deve venire, deve venire fondamentalmente per capacità che possono essere date dalla società e da costruzione che poi diamo alla squadra stessa. Ad oggi la squadra prima categoria è formata da ragazzi molto giovani, 8 dei quali derivanti dal settore giovanile, e quindi tutto questo deve essere un percorso per quanto ci riguarda, insomma, per la costruzione delle squadre. Ma io ho una domanda per voi, no? In questi anni il calcio ha subito un po' di difficoltà. Come siete riusciti a superarle e mantenervi sempre a questi alti livelli? Con tanta fatica. Mirko, lei cosa dice? Soprattutto con tanta fatica e cercando sempre di contenere le finanze nostre, perché non è che abbiamo una finanza molto importante. Florida. E di conseguenza dobbiamo soprattutto pescare nel nostro vivaio, che per ora è il nostro fiore all'occhiello, diciamo. E abbiamo una juniores elite, un allievi regionali, i giovanissimi si stanno comportando bene, e dietro abbiamo una serie di ragazzi, Pulcini, primi calci, scuola calcio, che fa invidia agli altri, con tutti allenatori, diciamo, patentati o comunque ISEF. Di conseguenza cerchiamo di portare avanti questo discorso. Quante squadre avete in totale o quanti giocatori avete in totale? Sono circa 170 i giocatori del settore giovanile, sì, e più le 2 squadre, juniores e prima squadra. Infatti volevo aggiungere a quello che diceva Mirko, avendo fondamentalmente delle finanze da controllare, abbiamo sempre cercato di investirle da sotto per poter poi raggiungere l'obiettivo sopra, quindi la costruzione delle squadre,
che possa essere sempre interna. Beh, allora io vorrei aggiungere a quello che state dicendo una cosa importante, visto che qua, Federico, coinvolgo anche te, abbiamo avuto tante società ospiti e tante volte sono venute qua chi magari è più proiettato all'investimento della prima squadra, chi è più proiettato all'investimento del settore giovanile. E vorrei aggiungere che a mio modo di vedere, per come concepisco il calcio, Sovizio l'ho sempre visto come una società da imitare, da seguire in questo, e quello che state raccontando voi è sicuramente un motivo che evidenzia quanto state facendo un lavoro fantastico, meraviglioso. Grazie. In un momento come questo, dove assolutamente anche voi, immagino, state affrontando delle vostre difficoltà, però anche tu, Federico, che di campi da calcio ne hai visti tanti, lo puoi testimoniare questo, giusto? Beh, io per esempio ho visto quest'anno la partita tra Sovizio e Valdagno, una bella partita dove Sovizio ha fatto veramente bene, e lì ho notato, io guardo sempre la formazione prima di entrare in campo, ormai i giocatori li conosco quasi tutti, e ho notato quanti di questi giocatori del Sovizio erano provenienti dal loro vivaio. Cioè, questo è un dato veramente positivo. Non è facile trovare in giro in prima categoria tante squadre che puntano sul vivaio. Io aggiungerei che siete sicuramente quella che ne ha di più come giocatori che provengono dal settore giovanile. Forse che vi può superare o affiancare c'è il Malo. Molto probabilmente sì, molto probabilmente sì. Non ne conosco altre. L'Azzurra Sandrigo. L'Azzurra Sandrigo, sì, ecco, sì. Bravo, è vero. Quindi per fare questo è un lavoro che parte da lontano, Mirko? Sono una quindicina d'anni che abbiamo iniziato questo percorso e non è semplice, ci sono parecchie difficoltà, soprattutto nel riuscire a recepire i ragazzi, perché ora come ora i ragazzi a volte hanno la volontà di giocare, a volte no, e di conseguenza bisogna sempre andare alla ricerca nelle scuole, come facciamo ultimamente. Abbiamo la possibilità di entrare nelle scuole del nostro comune e anche negli asili. Portiamo sempre dei nostri allenatori patentati che vanno a fare vedere, a giocare il gioco ludico più che altro, certo, che il calcio. E di conseguenza riusciamo a portare dei ragazzi nel nostro ambito, e di questo siamo molto e molto contenti, soprattutto con la possibilità di avere la coordinazione con le scuole. Oltretutto ci sono tante squadre del Vicentino che hanno attuato questa iniziativa fin dalle elementari o comunque dall'asilo, proprio per portare tanti bambini verso questo mondo, no? E dicevano che ci sono anche tante bambine che sono interessate, cosa che magari non è proprio così facile in questa giovane età. Voi avete anche qualche bambina che prova a interessarsi? Sono ancora poche, mediamente, certo. Mediamente, se siamo fortunati, ne abbiamo una per annata cerchiamo sempre di portarle sostanzialmente fino ad arrivare alla maturità calcistica femminile e dei 12-13 anni che possono stare insieme alle nostre squadre di maschietti. Però assolutamente sì, ne abbiamo, e solitamente insomma le ragazzine che poi completano il percorso con noi continuano con l'attività calcistica. Sono un po' più tenaci, perché dicono che sono abbastanza vintose. Che sbocco hanno poi queste ragazze? Dove vanno a giocare? Nella storia delle ultime uscite per limiti d'età sono passate o al Vicenza Calcio Femminile o anche a Ronas. Sì. Verona, sì. Ah, sì. Questo sicuramente è un progetto che ne parlavamo la settimana scorsa, no? Che si può magari portare avanti unendo un po' gli altri paesi, le altre realtà. Ma per questo motivo ti chiedo anche una cosa, Mirko. Allora, tu che sei stato anche un giocatore di calcio, no? Sì, esatto. Quindi hai il tuo passato da giocatore, poi hai tanti anni da dirigente. Anche da allenatore, poi. Hai fatto anche da allenatore. Beh, ma allora potresti raccontarci un po' della tua carriera, visto che sei qui. Noi che siamo curiosi. Io l'ho conosciuto ad Ospedaletto, lui, perché lui una volta abitava ad Ospedaletto e quindi giocava a calcio, io l'ho seguito, ho giocato col Cittadella e poi è andato a giocare con l'Azzurra Sandrigo, vero? Tanti sì. Anni con l'Azzurra Sandrigo. Non gli sfugge niente a Federico, non gli sfugge niente. 8 anni a Sandrigo, con l'Azzurra, e forse è stato il periodo migliore della mia carriera calcistica, dove ho incontrato parecchi amici e sono rimasto sempre in contatto negli ultimi anni. Poi ho giocato nelle squadre della cintura della città di Vicenza. E quando hai cominciato ad allenare? Ho allenato dopo gli anni 90,
stavo ancora giocando e mi è venuto il pallino di fare il corso allenatori. Forse è stato uno degli errori che ho commesso nella mia vita, perché allenatore poco, nel senso che sono molto sanguigno quando sono in campo. E di conseguenza ho allenato 4-5 anni, poi ho lasciato perdere. Ho preferito fare il dirigente più che l'allenatore. La mia domanda. Però posso è... fare una domanda anch'io, scusa Franco. Ma scherzi. Adesso tu hai un buon allenatore di assoluto, certo. Che è Federico Sartori, che è sicuramente un bravo allenatore, poi tra l'altro nato nella società. Ma ogni tanto vieni a chiederti qualche consiglio, visto la tua esperienza, oppure sei tu che stai al tuo posto, nel senso che fai soprattutto il dirigente? Ci troviamo quasi ogni sera assieme a Federico. Tra l'altro è un... noi lo chiamiamo il nostro Ferguson, perché sì. Sono ormai 15 anni che quasi che è nella nostra società. E di conseguenza siamo molto e molto legati tra me e Federico. E diciamo che con Federico do solo dei consigli, io non mi permetterei mai, avendo fatto l'allenatore, do dei consigli e dopodiché è lui che decide cosa fare e cosa non fare. Sono proprio chiacchiere, diciamo a volte chiacchiere da bar. Certo. Sì. Però non mi permetterei mai di... Chiacchiere da bar tra persone che hanno lo stesso obiettivo, il bene del suo vita. Esatto. Bene, allora con queste chiacchiere da bar e con questo nostro salotto andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito qui a fare gioco. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Trattamenti all'avanguardia e biotecnologia cosmetica avanzata per regalarti un nuovo concetto di bellezza. B-Beauty è la tua oasi di benessere, dove prenderti cura della tua immagine e regalare una dimostrazione d'amore al tuo corpo in un ambiente sereno e confortevole. Siamo a Bassano del Grappa, in via Cadolfina 42. Vieni a trovarci! È attivo su prenotazione il servizio prelievi per analisi del sangue presso Clinica Dentale a Torri di Quartesolo, a cura di SINLAB. Direttore tecnico laboratorio SINLAB Veneto, dottoressa Cristina Lapucci. Eccoci qua e bentornati fuori gioco. Adesso vorrei chiedere al nostro uomo vestito di nero blu come è andato questo weekend. Io penso che il tuo outfit sia di buon auspicio per stasera, o sbaglio? Certo, certamente, speriamo bene, dai. Parliamo di cosa è successo in questi ultimi due giorni. Allora, è successo di tutto, ma oggi vorrei concentrarmi soprattutto sulla prima categoria, anche perché sono qui e gli amici Trivella e Scarso. Allora, nel girone C, innanzitutto, il Poleo mi sembra che abbia preso la svolta giusta. Io avrei pensato che il Tiene potesse essere la squadra da battere assieme al Poleo, invece ieri il Tiene ha perso in casa e quindi ha dato un vantaggio al Poleo, che in questo momento ha un po' iniziato una fuga a 5 punti di vantaggio sull'Alto Astico Covollo, che ha vinto ieri una gara dedicata contro il Sulmania. Il Sulmania è una squadra forte, però hanno vinto quelli di Covollo e sono secondi in classifica. Poi lì ci sono delle squadre che si battono per i playoff. Il Valdagno ieri ha vinto e sta recuperando e potrebbe anche inserirsi nella lotta per la promozione, non per la promozione ma comunque per le prime posizioni della classifica. Poi qua Franco bisognerebbe aprire un ragionamento, perché io ho ancora capito, i playoff si fanno, ma a cosa serviranno? Cioè, questa è la domanda che ci poniamo, ci saranno posti poi a disposizione? Guarda, è una domanda che mi pongo spesso anch'io. Il fatto che si fanno, per carità, è una bella cosa, perché sono un po' di stimolo un po' per tutti. È chiaro che non voglio la risposta esatta, perché non vorrei mai illudere che servono qualcosa o non servono a niente, è meglio che ci teniamo il dubbio e pensiamo tutti che servano a qualcosa, dai. Torneremo poi a parlare del girone C quando affronteremo un ragionamento con il Sovizzo, ma intanto magari passiamo anche al girone D, che così vediamo Franco ringalluzzirsi, perché il girone D
vede al primo posto sicuramente in questo momento Cassola, che è una squadra che sta continuando a vincere, però al secondo posto c'è il Berton, e direi che il Berton ieri ha vinto veramente una partita importante, perché è andato a vincere in casa del Gran Torto, che era una squadra forte, quadrata, che gioca anche loro per le prime posizioni della classifica. Tra l'altro il Berton, da quello che ho capito, ha veramente una difesa imbattibile in questo momento, vero Franco? Non prendete più gol? Sta facendo di tutto perché non lo prendiamo più in giro. Vabbè, allora, che noi lo sanno tutti, abbiamo una difesa fortissima, questo è fuori discussione, basta pensare ai nomi che abbiamo ovviamente. Sì. Poi in questo momento probabilmente c'è da dire anche che abbiamo un mister giovane che sta facendo esperienza e dopo un giorno d'andata... ha capito qual è la quadratura più precisa. Adesso abbiamo una squadra che è molto compatta e questo è un buon motivo per pensare in positivo in futuro. Sta fruttando. Poi è ovvio che noi non siamo qua perché dobbiamo vincere, chi deve vincere è qualcun altro, noi ci dobbiamo solo divertire. E l'Union Torri invece è un momento di flessione, è vero? Ha pareggiato due partite consecutive e quindi voi in qualche modo avete preso un vantaggio. Però ritorniamo nel girone C, perché così faccio anche una domanda ai nostri ospiti. Il Sovizzo, io l'ho visto giocare appunto contro il Verdagno e pensavo che fosse una squadra che giocava per i playoff. Invece adesso avete avuto un calo di rendimento e ieri avete perso alle Alte. Mirko, cosa mi dici? Eravamo partiti effettivamente per i playoff, però ora come ora con i due o tre infortuni che abbiamo subito siamo un po' in flessione, ma diciamo che potremmo tenere la metà classifica e sperare di arrivare ai playoff, che poi non si sa dove ci porta, perché non sappiamo ancora se ci saranno altre promozioni, non promozioni e cose del genere. Di conseguenza aspettiamo e vediamo tra un paio di settimane, quando abbiamo la rosa completa nuovamente. Sappiamo che anche nelle nostre squadre c'è poco da fare, quando ti capitano quei 2, 3, 4 infortuni importanti la squadra si indebolisce, ne risente. Come, viva Dio, si lamentano anche le grandi squadre quando gli manca uno o due giocatori che hanno fiori di campioni. Immaginati, voglio dire, la nostra realtà di categoria, no? Quindi capisco le tue parole, Mirko, ma piuttosto Simone ti faccio una domanda in merito al settore giovanile. Allora, voi avete la Juniores Elite, poi avete gli allievi regionali da quest'anno, i giovanissimi ancora provinciali per ancora il momento, provinciali, sì. E poi giù le categorie. Come sta andando la Juniores, come stanno andando gli allievi e come stanno andando i giovanissimi? Quest'anno stiamo facendo un po' di fatica con la Juniores, l'obiettivo della squadra era comunque la salvezza, non siamo ancora chiamati fuori dai giochi, la squadra è molto giovane, sta ingranando qualcosina in più in questo momento, in questa fase del campionato rispetto all'inizio, siamo fiduciosi, l'obiettivo comunque rimane sempre quello di far crescere i ragazzi, quindi anche ieri due esordi e un ingresso da parte della prima squadra con i ragazzi che arrivavano al settore giovanile. Questo è un valore inestimabile, no? Quindi è un risultato fantastico quello che stai raccontando. Sono 2005, 2004, 2003, la squadra, comunque la prima squadra è formata per la grande maggioranza di 2002, 2001, quindi l'integrazione dei ragazzi è anche abbastanza semplice. Sì, stessa età. Esatto. Più facile. Io avrei un'altra domanda, cambiando un attimo discorso, vorrei sapere quali sono le vostre società limitrofe e che rapporti avete, se collaborate o se c'è un po' di concorrenza. Allora, negli anni abbiamo sempre cercato e abbiamo cominciato a dialogare sempre di più, perché comunque, tra virgolette, avendo la possibilità di avere qualche categoria in più, qualche favore l'abbiamo chiesto, nelle categorie dove fondamentalmente non ci siamo abbiamo restituito qualche favore. Gli ottimi rapporti li abbiamo dalla nuova professionista che è Arzignano, con Fabio Nicolè, insomma, con Filippo Ghiotto a Montecchio e comunque con i ragazzi di Creazzo, di Altavilla, di San Pietro. San Pietro quest'anno ci ha dato due ragazzi per completare la squadra di Juniores, quindi sì, siamo, tra virgolette, ci scambiamo i favori. E poi voi siete anche abbastanza fortunati per quanto riguarda i campi, se non sbaglio, no? Avete delle strutture
se non sbaglio, sempre ben fornite. Cosa mi dite a riguardo? Sì, la struttura... Basta, non sono sufficienza. Io a questa domanda, Simone, Mirko, rispondete pure chi di voi ha più piacere, aggiungerei un'altra domanda. È un passaggio che vi faccio fondamentalmente, no? Dal fondo, dalla linea di fondo, quindi è un attimo buttarla dentro, giusto? Perché sappiamo teoria. Che Federica dice sempre che i passaggi dalla linea di fondo sono quelli più pericolosi, no? Allora, la domanda che faccio, avete sicuramente degli impianti sportivi che hanno un'età, ma sono comunque sempre di qualità. Ricordiamo che quando la nazionale italiana venne a Vicenza nel 1989 per quella amichevole Italia-Algeria, l'Italia si allenò a Sovizzo. Infatti, se tu vai nel bar del Sovizzo ci sono tutte le foto di quella nazionale. Che memoria che hai, Franco? Era ancora quando amavo i giocatori di Serie A, dopo Sogno Grande, invece passato proprio via. Però in quegli anni là mi ricordo che arrivava Serena, Walter Zenga e tanti altri. Roberto Baggio, Gianluca Vialli, e mi ricordo che per andare a vederli feci carte false, insomma. Però volevo arrivare al dunque. L'amministrazione vi sta aiutando in questo, al di là che vi ha dato la gestione degli impianti, o potrebbe aiutarvi un po' di più? Diciamo che in questo momento siamo in un attimo in stallo. Speriamo e confidiamo, insomma, nel futuro. Le promesse ci sono, speriamo vengano mantenute. C'è anche un camping sintetico lì? Non abbiamo un camping sintetico, esatto, in questo momento. Forse quel campo a fianco dove vi allenate potrebbe essere fatto in sintetico. Certo, ci potrebbe essere il campetto d'allenamento, diciamo, dove si fa il riscaldamento normalmente prima delle partite. E abbiamo un campo anche alle scuole medie che potrebbe essere adibito a sintetico. Ovviamente i costi non lo sappiamo, di conseguenza l'amministrazione comunale stiamo dialogando assieme, però con i tempi che corrono non si sa. All'interno dell'amministrazione comunale di Sovizzo c'è qualcuno che ama il calcio? Ma così come quel Bolzano che non è. Certe cose non si dicono. No, è una retta. Zero. Molto bene. Bene, allora. Sì, perché poi lì la differenza è. Tremendi, siete tutti quanti tremendi. Allora, con queste siamo conclusioni, realisti più che tremendi. Io direi che siamo arrivati al termine di questa puntata. Vorrei ringraziare Simone e Mirko per la loro presenza qui oggi. Grazie. Ringraziamo il nostro giornalista sportivo, nonché pilastro calcistico, Federico Formisano. Speriamo che si scaldi un po' l'aria, perché adesso già era freddo in questi giorni qua. Da congelarsi. Vi ricordiamo di seguirci nei social, di guardare il nostro canale su YouTube LP Network, dove carichiamo le nostre puntate ogni martedì. Franco, dai le conclusioni. Le conclusioni sono sempre uguali, ma marchiate sempre dal cuore, che sono quelle che ci rivediamo lunedì prossimo, sempre 17:30, sempre con passione, sorriso e allegria. Grazie e arrivederci. Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno. Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi. Clinica Dentale, abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi.